is my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Buonasera, buonasera, prosegue Teramo Channel, parterre ampio perché inizia una settimana elettrizzante che porterà il Teramo a giocare gara 1 dei playoff contro l'Aprilia. C'è il sogno prima divisione, Teramo-Aprilia da un lato del tabellone, dall'altra parte il derby tra Chieti e L'Aquila, domenica gara 1 al Fattori. Parleremo di questi momenti di attesa con i nostri ospiti, ne sono tanti qualificati, li vado subito a presentare. Alla mia sinistra i due mister Tonino Luzzi e Tonino Valbruni, grazie a entrambi. Buonasera, buonasera a tutti. Ben ritrovati, ormai coppia fissa da qualche puntata a questa parte. Torna a trovarci, davvero un grande piacere, Gianfranco Semproni, che anche lui non ha bisogno di presentazioni. Ciao Gianfranco e grazie. Buonasera, buonasera. Buonasera. Alfredo Giovannozzi, il collega di redazione, giornalista di TV6. Ciao Alfredo. Buonasera. E poi un altro mister che anche lui è un abituato di questi studi, Rinaldo Cifaldi. Ciao mister, ben ritrovato. Buonasera, buonasera, grazie. E saluto anche il collega del centro, Gaetano Lombardino. Buonasera, ciao. Ciao, ciao Gaetano. E vi ricordo che potete interagire con noi attraverso il numero 392-623-7060, quindi mandate i vostri messaggi, saremo pronti a rispondere e ad accompagnarvi verso questo prepartita. Teramo Aprilia, non andate via, tra poco qui inizia Teramo Channel. Di nuovo buonasera, subito una notizia in apertura di questo nostro Teramo Channel, perché proprio questione di un'ora e mezza fa è stato chiuso un accordo tra la Teramo Calcio e il centro commerciale Gran Sasso, per cui da domani sarà possibile acquistare i biglietti della partita Teramo Aprilia anche all'interno del centro commerciale e anche in questo caso senza pagare i diritti di prevendita, come accade al Teramo Point. Quindi se volete evitare di pagare i diritti di prevendita, o il Teramo Point oppure da domani il centro commerciale Gran Sasso. Vi ricordiamo che i prezzi dei biglietti sono 20 euro per la tribuna VIP, 16 euro per la tribuna laterale, 12 per i distinti e 11 per la curva. Ovviamente accorrete in tantissimi perché è una gara evento quella di domenica prossima, sperando che sia la penultima in casa del Teramo, il che vuol dire che la squadra di Cappellacci si sarà qualificata per la finale. Subito da Gianfranco, allora, eri qua qualche settimana fa, parlavamo di un Teramo che provava questa rincorsa molto difficile, ora Teramo è dentro e hai visto anche in che modo la squadra si è qualificata. Che pensi del futuro? Si riprendono anche la trasmissione di 4-5 settimane fa, credo che avevo già dato per scontato che il Teramo potesse arrivare, perché... Ma non era facile però. No, non è facile niente, in questo mondo niente è facile, però io quando ho visto la partita, quando l'ho visto Colchini, mi sono messo le mani ai capelli. Cioè un derby, se voi pensate al derby Real Madrid, ma Atletico Madrid, quelli sono derby, botte da orbe, capite? Maschi, il calcio vero. E l'uno derby, capite? Mi sembravano tutte femminelle, capite? Mancava il fiore in mano, tira tu che tiro io, capite? Vedi, quella partita sono rimasto molto male. Dopodiché
che invece probabilmente si sono detti qualcosa, è successo qualcosa anche da parte del presidente, queste dichiarazioni di lascia, vado via, e probabilmente si è ricreato forse qualcosa dentro lo spogliatoio tra i giocatori, tra lo stesso allenatore, lo stesso direttore sportivo, e quindi tutto l'entourage hanno detto guarda, cerchiamo di anche perché la squadra è forte, insomma, gioca bene. Io poi ho visto le ultime tre partite, Foligno, Salernitana, io ho visto veramente un grandissimo Teramo, quindi adesso io spero, visto e considerate che le altre partite che aveva fatto, viste le cronache, con l'Aprilia giocò due grandissime partite, l'ha perso tutte e due, sia là che qua. Più la quella di ritorno, quella d'andata, diciamo, il Teramo fu un po' rinunciatario, anche se per prendere il gol ci fu questa invenzione di Marfisi. Comunque queste sono partite, capite, secche, vinca il migliore il Teramo, vinca il migliore il Teramo. E lo spero proprio vivamente, perché io ho già pronosticato che Campitelli, se rimane alla guida del Teramo come presidente, in 4 anni arriva in Serie B, sicuro come la morte. Però tu hai qualche consiglio da dare al presidente? Sì, tra di noi ci siamo detti qualcosa in più di un'occasione. Beh, ci facciamo delle chiacchierate così. Rinforzare la compagine. Io spero, se si vuol fare un Teramo come si deve, cioè bisogna trovare qualche imprenditore che dia una mano a Campitelli. Vuoi avere il 50% ad esempio, dividersi fra 3-4 imprenditori come si deve, l'altra restante parte, per costruire un sodalizio come si deve, una bella società, perché senza una società, e poi qua voi a Teramo avete grandi imprenditori, cioè il Teramo, io del resto faccio il rappresentante, so le aziende che avete, che ci sono qua a Teramo, se guardo quelle di Pescara forse il 10% ci starà a Pescara, qua ci sta tutta una tabella di aziende, di cose. Però io parlo di 2, 3, 4 aziende molto forti che potrebbero, che possono, con tutti i cuori, cioè si tratta di andarci a parlare, di convincere, perché quello che deve fare il Teramo, raggiungere, non rimanere, vabbè che adesso è anche meglio, ci sarà la C1, poi il salto subito in B. Quindi arrivare in Serie B e non ci si rimettono più soldi, ma si incomincia forse, gestendo come si deve, si incomincia a guadagnare qualcosa. Quindi è quello l'obiettivo che deve avere il Teramo. Alfredo, tu ci credi a questa strutturazione, no? Che potrebbe aiutare il Teramo a salire ulteriormente di livello? A sentir parlare Sembroni sembrerebbe tutto così semplice. No, io non ci credo poi tanto, perché tutte queste aziende floride nel Teramano magari io non le vedo, Sembroni avrà un contatto più diretto, io non le vedo. E poi io... Ma ti faccio il nome di due aziende, due. Sì, però io... Coltivari e Ponzio. Sì, però siamo a parlare nel di calcio... due grandi aziende, sì, ma sì, con... Sì. Bisogna vedere che volontà hanno. Con grande, ma se tu ci vai a parlare come si deve, guarda che a uno di questi due comprare un 10% del Teramo, se fai i filo sollete che sotto le braccia. Cordivari si è scottato con il calcio quando aveva il Morro d'Oro. Ma probabilmente non si è scottato, nel senso non che lo abbia messo in difficoltà, però si è scottato a livello sportivo. Io posso dire una cosa, che nel calcio c'è un vecchio detto che uno è poco a comandare, due sono troppi. Con uno come Campitelli poi due sono veramente troppi, c'è bisogno di qualcuno che magari dia un supporto, non che acquisti il 50% della società, perché poi 50% e 50% si finisce per litigare. Ma, forse ecco, non mi sono 10%, 20%. Tre persone, 3, 4, 10, 10. La metà del pacchetto. È anche vero che i grandi imprenditori quando acquistano non acquistano un 10, un 20% per non contare nulla all'interno della società. Invece ritengo che disputare nuovamente playoff a distanza di 10 anni sia un'emozione particolare. Il Teramo l'ultima volta che ha vissuto questa esperienza è stato nella stagione 2002-2003, era il campionato di C1, fu eliminato dal Martina, poi al termine di quella stagione salì il Pescara in Serie B e torna a distanza di 10 anni a vivere questa emozione, un'emozione che avrebbe potuto rivivere qualche anno dopo nel 2005-2006, però la Salernitana gli tolse con un ricorso. È stato bello, e concludo, rivedere che poi nel calcio si dice sempre quello che ti tolgono ti ridanno. La pioggia e la Salernitana avevano tolto la C1 e i playoff al Teramo. Intanto la Salernitana gli ha ridato i playoff, vedremo se la pioggia restituirà la C1
al tempo. Torniamo a questi playoff. Sono i playoff, mi viene da dire, di Rinaldo Cifaldi, visto che le tre abruzzesi le ha allenate tutte e ora sono lì a contendersi questo posto unico per salire in prima divisione. C'è l'incomodo Aprilia che sarà l'avversario del Teramo. Mister, intanto è possibile delineare con brevi tratti punti di forza e di debolezza in cui queste tre abruzzesi che conosci bene arrivano a questo appuntamento? Guarda, io penso che tutte e tre hanno delle grosse chance. Da una parte c'è l'Aquila, che è sulla carta è la squadra più forte per il nome dei giocatori e per la potenzialità della rosa. Dall'altra c'è un Chieti giovane che ancora una volta si è ripetuto ad altissimi livelli. Io l'ho visto giocare proprio contro l'Aquila 3-4 settimane fa e li ho visti pure loro in gran forma. Sono una squadra compatta che sa quello che vuole. E in più c'è il Teramo che è pieno di entusiasmo, no? Quindi io penso che raggiungere i playoff in questo modo è come arrivare in una volata tra ciclisti, no? Cioè che magari quello che stava un po' dietro riesce a recuperare gli altri, chiaramente c'ha dalla sua tutto l'ardore e lo sprint di far bene. Quindi io penso che tutte e tre avranno, chi per un modo, chi per un altro, grosse possibilità di poterli vincere questi playoff. Gaetano, come arriva il Teramo? Teramo ci arriva bene a livello fisico, a livello mentale, quindi io credo che anche il modo in cui è maturato questo verdetto la settimana scorsa debba dare forza al Teramo. Cioè, insomma, il Teramo non può nascondersi perché ci è arrivato veramente nelle migliori condizioni. Tu ritieni che Cappellacci possa tirare fuori dal cilindro qualche sorpresa? È vero che siamo all'inizio della settimana che porta alla partita, ma tu ritieni che possa mettere dentro una sorpresa oppure confermerà la linea delle ultime partite, la tendenza delle ultime partite? No, credo che confermerà la tendenza delle ultime partite, quindi avanti col 4-4-2 delle ultime 4 giornate, e credo che anche quella sia stata un po' la svolta, insomma, della stagione del Teramo nel finale di stagione. Coletti in campo, no? Ma secondo me sì. Secondo te sì. Allora, Tonino Valbruni, Teramo Aprilia, abbiamo la quaterna arbitrale con Saverio Pelagatti della sezione di Arezzo, sarà lui l'arbitro designato. Io ti stimo perché sei sempre molto informato su queste cose e so che studi anche i curriculum degli arbitri. Quindi Saverio Pelagatti di Arezzo dirigerà la partita, gli assistenti Francesco Di Salvo di Barletta, Lucia Abruzzese di Foggia e poi quarto uomo Marco Piccinini di Forlì. Hai qualcosa da dire, qualche spunto? Ma niente, per quanto riguarda gli arbitri, sicuramente sono quelli designati, diciamo, che possono eventualmente fare il salto di categoria, quindi saranno sicuramente validi. Però io penso che più che gli arbitri ci sia una questione, diciamo, a livello di stimoli e il Teramo ne potrebbe avere. Ci sono delle situazioni, diciamo, che vanno a nostro favore. Vanno a nostro favore perché lo scorso anno l'Aprilia è stata eliminata dal Chieti nei playoff, quindi sente un po' la pressione, anche perché vorrei ricordare un episodio particolare che qualcuno sicuramente saprà, ma nel 2006 l'Aprilia fu squalificata per 2 anni. Aprilia Monterotondo, che praticamente gli serviva una vittoria in casa, sì. Giocava contro il Mondoro. No, pareggio finiva pari punti col Cassino, 70-69. Un'invasione di campo. Sì, fecero un'invasione di campo con un Monterotondo che stava quinto in classifica. Per cui lì furono 10 giocatori squalificati, il campo squalificato per 2 anni, giocò a porte chiuse e quindi evidentemente sentono un pochino questa pressione, perché questi episodi fanno capire. E in più il Teramo si giocherà sicuramente le chance più importanti nelle partite casalinghe, perché le partite casalinghe il Teramo ne ha fallite ben poche, invece l'Aprilia ne ha fallite, ha giocato meglio fuori casa l'Aprilia, perché con le 8 vittorie in casa e invece il Teramo con le 10 vittorie in casa sicuramente pende di più. Il Teramo si giocherà molto a piano d'accio e a piano d'accio sicuramente il pubblico deve essere numeroso, perché io sono convinto che vincendo la partita in casa il Teramo ad Aprilia non perderà. Prima di parlare di Teramo Aprilia con Antonio Luzzi, ragguagliaci di questa qualificazione dei ragazzi, degli allievi, no? Beh, abbiamo fatto, diciamo, abbiamo passato il turno, 16esimi,
e adesso dobbiamo affrontare il Trapani, che praticamente è una grossa squadra, mi sono già informato, e c'ha composta da elementi molto validi. Sarà una partita difficilissima a San Nicolò per quanto riguarda domenica, la partita di andata è ancora più difficile il ritorno, sia per l'ambiente, perché io in Sicilia sono andato diverse volte a giocare anche con le squadre nel passato. Una volta andammo col Marsala, mi ricordo, nella finale Beretti, e prendemmo un sacco di botte. Appena scendemmo dal pullman, le secchiate d'acqua, subito fu un avviso preliminare. E poi faceva molto caldo, mi ricordo, stavamo quasi sui 40 gradi. E, niente, le squadre siciliane sono caratterizzate da questi appunto atteggiamenti che hanno quando giocano in casa, perciò dobbiamo cercare di vincere in casa con diversi gol per poter poi andare giù, perché se andiamo col pareggio all'1-0 giù, che si giochi in contemporanea con la gara della prima squadra. Ma questo è un peccato. Beh, perché la mattina giochiamo. Ah, la mattina. Sì, ma beh, il problema è questo, che qui le squadre che si volevano anche fuori, perché il Trapani sappiamo che per motivi logistici quelle sono qualificate, sono Trapani, Teramo, Pavia, Venezia, il nostro girone e poi Rimini, Catanzaro, Portogruaro e Cremonese. Qua devono uscire, diciamo, le squadre che poi il girone 2 girone si 1, gioca a San Nicolò, giusto? Sì, al Dino Perso, al campo di San Nicolò. Girone 1 non al Piano d'Accio, quell'altro girone invece c'è Savona, Fano, Perugia, Salernitana, Carpi, Albino Leffe, Aversa e Frosinone. Qui devono uscire gli altri raggruppamenti, poi c'è lo scuole, si va a Chianciano per il raggruppamento. Invece sulla prima abbiamo una buona dice... squadra allievi, cioè ben allenata e con ottimi ragazzi di prospettiva. Domenica abbiamo, diciamo, giocato un po' maluccio perché erano molto contratti, sai, quando si fanno i playoff dopo tanti anni che sono stati fatti, i ragazzi sono usciti un po', il pallone pesava un po' troppo, ecco, e lo portavano un po' come i postini, porta di portalettere, capito? Però ecco, ora devono sveltire più il gioco e cercare di vincere la partita in casa con più gol, perché quella c'è una squadra molto forte. E invece per la prima squadra che ti aspetti? Prima squadra io mi aspetto un Teramo, diciamo, sopra la media come impegno, veramente super. Devono uscire dal campo stremati se vogliono fare risultati, perché l'Aprilia è una grossissima squadra, secondo me è una delle più belle che ho visto a Teramo. È una squadra compatta, con un grosso mediano Amaddio a centrocampo, c'ha su davanti una bella punta Gomez, poi niente, è quadrata come squadra, è un complesso, una squadra molto corta, diciamo, reparti molto stretti, difficile poterla attaccare, però noi dobbiamo cercare di fare il risultato, il pubblico deve venire in massa, e questo è un appello che faccio, non è che lo faccio solo io, l'ho fatto pure Torino qua, è che praticamente ci vuole un pubblico straordinario, insomma i giocatori devono sentire il fiato, ecco, dello spettatore. E naturalmente io sono molto fiducioso sulla prestazione, questo che sia chiaro, sia nel tecnico sia nei giocatori, è una società che sta in appoggio dietro, diciamo, a supporto, però ecco, non basta soltanto la tecnica, ma ci vuole molto cuore a buttarlo oltre l'ostacolo. Per Gianfranco Semproni, che conosce bene ovviamente il mondo biancazzurro, ci sono alcuni ex giocatori del Pescara, Emanuele Semproni, Angelo Corsi, che ora militano nell'Aprilia. Che ci dici di loro? Ho sempre seguito il Pescara Primavera, c'erano questi due centrali, Semproni e un altro, non me lo ricordo, mannaggia, peccato. Comunque può darsi che è Strada Facente di Baglione, me lo ricordo. Comunque noi giocavamo contro l'Inter e facevamo una mazza al campo San Marco a Pescara, eccezione, questi due ragazzi meravigliosi, due colpitori di te, giocavano a memoria, tant'è che io spesso e volentieri, quando devo prendere dei centrali... Tabacco? Prego? Poteva essere Tabacco? No. No. Ha giocato un anno anche a Celano, questo qui, ultimamente, poi... Prizio? Bravo. Prizio. Prizio. Semproni, Prizio. Questi erano una coppia fenomenale. Tant'è che io quando, se dovessi prendere, per esempio, per una squadra, qualsiasi squadra, i centrali io li prendo sempre a due. Quelli che hanno giocato sempre in giro. Perché hanno un'intesa. Hanno un'intesa impressionante. Questi due, guarda, tu ve li devi giocare, hanno giocato per 6-7 anni insieme, è uno spettacolo. Nell'Inter non c'è capito niente, l'Inter di Filcor ci stava gente veramente in gamba. E poi la sua, è successo quello che è successo, comunque poco importante. C'è anche, io credo molto, 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 molto in questo foglio. Per me è un ragazzo che è di grandissima prospettiva. Se lui cambia testa e il suo modo comportamentale, già glielo ho detto in televisione, non lo so se l'ho detto a Telemax oppure qui,
Penso per me è un ragazzo bravissimo. Io l'ho seguito, un ragazzo veramente di questa zona qui, di Cologna, qua vicino. Sì, Cologna, è un ragazzo che se... Giovanni da Pescara, no? Esatto, infatti ha giocato con le giovanili del Pescara, con Certino di Maggio, perciò ti sto dicendo, l'ho sempre seguito. Un ragazzo meraviglioso, calcisticamente c'ha tutto, tiro, corsa, intelligenza, passaggio, esatto. Però ogni tanto sa coccia si dovrebbe trovare il gene che non funzioni, sa sparare, capisci? Altrove sa sparare, perché lui per me è bravissimo. Evidentemente l'hanno ritrovato e gli hanno sparato negli ultimi due mesi. Io spero che questo ragazzo, io con tutto il cuore glielo dico, se vuoi fare il calciatore, cagni coccia, diventa un professionista, fai il ragazzo serio, perché te può comprare la casa, te può mettere un gruzzoletto da parte. Oggi come oggi nel calcio si guadagna. Al tempo mette un pezzo di salame, un prosciutto sotto le braccia. Un panino con la marmellata, pensa un po' tu che tempo, mezzo al fango, eccetera, eccetera. Quindi ora invece hai questa grandissima prospettiva, non la buttare al vento solo perché se dai lo pub, se da fa la serata, lasciale perdere lo pub, chi ci sta lo tempo, a 35-36 anni, ti fai tutte le birre di stumone, ti fai tutte le bordate che vuoi fare. Sei grande, cioè tu ce l'hai le doti, non è che sei una scamorza, capito? Ce l'hai in numero. Io spero che questo ragazzo ci metta in questo. Per me. Come ha fatto nelle ultime domeniche. Esatto, è anche uno che fa la differenza. Fregate, me ne frego, io l'ho visto anche sia. Cioè, quelle partite che l'ho visto qua, guarda, ti dico, io spero con tutto il cuore che lui faccia il calciatore e che capisca come si deve comportare, davvero professionista. Poi mi piace quel Novotny che mi dicono che è del Milan. Nominic. Questi nomi non è che. Stava a Lanciano l'anno scorso. Ha giocato poco, ma era nel Lanciano. Si vede che si è visto molto, molto poco. Ha fatto 12 partite, molte anche da terzino. Però io qua sto vedendo che anche uno. Voi avete detto, gioca, come avete detto, ha fatto la domanda. Coletti. E io ho visto la squadra senza Coletti, signori. Io a Coletti dicevo, fermate un momento, aspetta. Mi dispiace, è stata però la scelta fatta lui anche deve capire, perché se la squadra, come si dice, squadra che vince non si tocca, io ci credo a queste cose, no? Mi dispiace, però se Coletti è contro l'Aquila in effetti giocarono anche lì Novinic e Valentini come a campo basso. Io perciò ti voglio dire, non sta a me, io spero, perché anche Coletti è un ragazzo molto intelligente sotto questo aspetto, se capisce lui, capisce che se la squadra sta girando come si deve, se poi la squadra diventa maschia dove ci sta, capita, la lotta bruta, allora entra Coletti Luca Armati, allora ci serve. Rinaldo Cifaldi, su questa questione appunto, Coletti sì, Coletti no, la squadra gioca meglio con Novinic e Valentini, e poi su Foglia, il tuo punto di vista? Io penso che un playoff lo deve fare chi sta più in forma, non è il nome. Io penso che Cappellacci sa benissimo questo, le scelte di un allenatore di una finale non vanno fatte in base ai nomi, vanno fatte in base alla forma del giocatore in quel momento, perché si arriva a fine campionato e sicuramente ci sono giocatori che hanno magari energia da dare, magari altri che hanno speso durante il campionato e ne hanno meno. Io penso che l'allenatore abbia la capacità di fare una scelta soprattutto su questo, quindi di solito le scelte dell'allenatore non sono mai fatte in base ai nomi, però in questo momento la cosa principale è la forma del giocatore, soprattutto a livello fisico, perché se si sta bene fisicamente le partite si riescono a farle, quindi penso che la valutazione di Cappellacci sia soprattutto questa, indipendentemente che si chiami uno Coletti o Novinic o chi che sia. E Foglia te lo aspettavi così risolutivo in questa parte finale del campionato? Ma Foglia penso che il Teramo l'aveva preso perché doveva fare proprio questo, no? Cioè il Teramo, quando è arrivato Foglia a Teramo, si parlava con un giocatore che di grossa qualità e che poteva fare la differenza, no? Che poi si parlava di un modulo 1-2 addirittura un periodo o tre punte là davanti, anzi il 2 col trequartista, il 4-2-3-1 se non sbaglio, no? Sì. Che era l'idea iniziale di Cappellacci quando c'era Napolano, adesso sta venendo fuori bene anche con il cambio di modulo. Penso che il Teramo si sia assestato soprattutto con un gioco meno dispendioso a livello, diciamo, offensivo, quindi con un buchi in più, perché non dimentichiamoci che ha recuperato tutti i giocatori importanti, quindi in questo momento il Teramo penso che sia la squadra forte da battere, con grande autostima. E poi c'è da dire un'altra cosa, con tutto il rispetto che uno possa avere per Aprilia, io la storia di Aprilia calcistica la conosco perché sono andato parecchie volte a giocare negli anni di Serie D, addirittura nel 99-2000, e non è una squadra di blasone. È chiaro che la piazza di Teramo a livello di tensione e di voglia come quella dell'Aquila e quella di Chieti non è la piazza di Aprilia, Aprilia più non è una piazza, diciamo, che ha questo blasone che possono avere le altre tre squadre abruzzesi, quindi penso che anche questo nel calcio conti. Quindi, come diceva prima mister Luzzi,
Sicuramente i giocatori del Teramo dovranno uscire dal campo avendo dato tutto, perché sanno che dietro c'è una città, c'è una piazza e c'è una gloria, che magari a Aprilia non so se hanno questo sentore. Questo tipo di seguito anche. Allora, direi di andare a vedere la scheda proprio che abbiamo preparato sull'Aprilia, poi rientriamo perché voglio sentire Alfredo Giovannozzi e Gaetano Lombardino su eventuali punti di forza e di debolezza della squadra pontina. Di prove il Teramo ne ha dovute superare tante nel corso della stagione per arrivare a qualificarsi, anche grazie a un po' di buona sorte, ai playoff. Ora, sulla strada che porta alla prima divisione, si para davanti al diavolo l'unica squadra che in campionato ha fatto il pieno contro i biancorossi, l'Aprilia, vincitrice all'andata 3-0 e al ritorno 0-1. Per il Teramo 0 punti e 0 gol fatti, ma se nella partita d'andata un Teramo spuntato e rinunciatario fu beffato dal tiro liftato del neoentrato Marfisi a metà ripresa per poi crollare subito dopo, la partita di ritorno ha rappresentato, prima della qualificazione, uno dei principali rimpianti della squadra di Cappellacci, beffata dall'autogol di Coletti, dal rigore sbagliato da Bucchi, dall'infortunio di Petrella e da una caterva di occasioni mancate nel secondo tempo. Non a caso il tecnico pontino Favaretto, allora la sua seconda panchina, circa due settimane fa ha candidamente ammesso che la squadra che più l'ha impressionato tra le papabili ai playoff è il Teramo. Insomma, se i biancorossi rischiano di trovarsi di fronte a una potenziale bestia nera, l'Aprilia sa che i risultati della stagione possono essere fuorvianti e che il Teramo è uno duro. La predetta partita di ritorno è stata una delle tappe spartiacque dell'annata pontina. Esonerato Vivarini, Favaretto aveva esordito con un affannoso pari col Fondi. La carocambolesca vittoria di Teramo ha ridato fiducia al gruppo che da quel 3 marzo ha ripreso a marciare quasi ai ritmi di inizio stagione. Con il nuovo allenatore 22 punti totalizzati in 11 partite, 6 vittorie, 4 pareggi, una sola sconfitta alla 32esima col Gavorrano, 17 gol fatti, 8 subiti e terzo posto centrato a spese del Chieti in extremis. In totale sono 57 punti con 16 vinte, 9 pareggiate e 9 perse. Eppure nella prima parte del campionato l'Aprilia, con al timone ancora l'abruzzese Vincenzo Vivarini, sembrava una naturale candidata alla promozione. 8 vinte e 2 pareggiate nelle prime 10 partite, poi due pugni nello stomaco, le prime due sconfitte contro le future promosse Salernitana e Pontedera, il primo momento spartiacque appunto. L'Aprilia perde le sue convinzioni e autostima, si entra in una spirale negativa sfociata con il calo in classifica e l'esonero di Vivarini. Costituita da una base folta di calciatori abruzzesi, occhi in Abruzzo hanno giocato, l'Aprilia ha un organico omogeneo, senza particolari stelle, fa leva su una grande solidità dalla metà campo in giù. Davanti a Di Vincenzo la coppia centrale è composta da Sembroni e Mariotti, quest'ultimo stabilmente al posto dell'accantonato Diachité. I laterali Cane e Carta sono stati soppiantati dall'ex pescarese Corsi, reinventato difensore, e dall'under Frigerio, arrivato a stagione in corso dal Renate. La coppia mediana è ben nota, l'ex Chieti Amadio ed il rosetano ex Giulianova Croce garantiscono qualità e dinamismo. Sulle fasce l'estroso Criaco e l'under Sassano. In avanti 4 uomini per 2 maglie. In pol Nicola Ferrari, 13 gol, ed Elio Calderini, 8. Li insidiano Gomez e Ferri Marini. 4-4-2 il modulo base, ma non sono mancate diverse varianti in stagione. Dalla panchina un contributo importante può arrivare dall'ex lanciano Augusto Marfisi, dal fantasista argentino ex Andrea Federico Comini e dall'italo marocchino Ione Zanine, che sta recuperando da una lussazione alla spalla. Gaetano, allora Aprilia, punti di forza e di debolezza secondo te di questa squadra? Punti di forza, come hai giustamente sottolineato tu, la compattezza, insomma, la fase difensiva che mi sembra essere stata registrata bene anche dal nuovo allenatore. Poi l'aver perso solo una volta, per esempio con Favaretto in panchina, ha ridato autostima a tutto l'ambiente. Ma forse il punto debole può essere, ecco, quello di casomai fidarsi di aver vinto due volte contro il Teramo e quindi, non lo so, di potersi fidare di tirare avanti così, insomma, di proseguire la serie positiva. Alfredo, che ricordo eri ad Aprilia per la partita d'andata, ricordiamo bene anche la partita di ritorno, che impressione ti ha fatto questa squadra? Se dovessi ripensare alla partita di andata mi vengono i brividi, perché posti molto duro nella valutazione. Beh, sì, di quella ci gara. Nascosero il pallone all'andata 3-0. Era un Teramo anche spuntato. Era un Teramo che però non aveva, perché poi io ho sentito, no? Abbiamo parlato di Novinic, abbiamo parlato di Coletti, abbiamo parlato di Valentini, abbiamo parlato di tutti. Però il Teramo con Bucchi è una squadra, il Teramo senza Bucchi è un'altra squadra.
Poi quando si dice un giocatore non fa una squadra, il Teramo è la dimostrazione che non è proprio così, perché l'importanza di Bucchi in questo gruppo, in questa squadra, lo si è capito quest'anno, in questa stagione, perché con lui il Teramo segna, fa gol e vince. Senza di lui fa fatica a segnare e a vincere. Non si può sperare che siano sempre i difensori a toglierti le castagne dal fuoco, soprattutto su palle inattive. Non hai punti di riferimento davanti, l'unico che hai è Bucchi, ed è per fortuna che ce l'abbiamo, perché è un giocatore che i gol li ha sempre fatti in questa categoria, in altre categorie, sia superiori che inferiori. L'Aprilia quindi? L'Aprilia, se dovessi ripensare alla partita di andata, meglio di no. Ritengo che però la partita non sarà quella, non sarà quella, perché il Teramo ha preso coscienza della propria forza e quindi non permetterà l'Aprilia. E poi si andrà a giocare ad Aprilia con un risultato già alle spalle, già, e quindi la storia è diversa. Prima di andare in pubblicità, mister Valbruni, ma Favaretto se la sentiva questa semifinale? Perché ricordiamo che due settimane fa, quando il Teramo era ancora fuori, diceva però il Teramo è la squadra migliore tra quelle che potranno fare i playoff. Ma sicuramente l'Aprilia a Teramo, diciamo, ha vinto questa gara, ma è stato su, diciamo, un'autorete di Coletti. Però vorrei tornare al discorso che faceva mister Cifaldi, che è un discorso valido, discorso che il blasone conta. L'Aprilia, sapete tutti che è nata nel 1971, quindi è una squadra giovane, una squadra. Poi sul discorso di Favaretto, un discorso che sinceramente è un tecnico che ha visto il Teramo, ma questi sono sempre discorsi che fanno i tecnici per cercare... Mettere le mani avanti. No, più che mettere le mani avanti, il Teramo ha una grossa squadra. Il discorso del complesso di squadra dell'Aprilia fa capire che 8 giocatori sono stati, diciamo, diversi marcatori, ha avuto 8 giocatori con una media di 3 gol. Questo fa capire che c'è un'organizzazione di gioco non indifferente. Quello che invece vorrei dire Coletti, discorso Coletti, Novinic, eccetera. Giustamente si fanno questi discorsi perché il tecnico vive la settimana, noi siamo all'esterno, quindi il tecnico sa come comportarsi. Però io sono sempre per l'esperienza. Se ricordo bene, Coletti ha già fatto degli spareggi e vinto, sì, con il Verona. Sì. Ecco, quindi io Pescara-Verona, lui con Pescara-Verona, la maglia Pescara. Sì, sì, Pescara-Verona. Quindi su queste partite la tensione può giocare, diciamo, degli quindi scherzetti. Chi l'ha vissuta la gestisce meglio. La gestisce sicuramente meglio. Io nella mia lunga esperienza ho sempre dato privilegio all'esperienza. L'esperienza perché bisogna vivere la partita sul campo e gente esperta a volte in diverse situazioni consuma meno energie nervose di chi è che è giovane, esuberante, che vuole strafare. Invece, però ripeto, adesso Cappellacci sarà sicuramente, vincendo queste 3 gare, ha dimostrato che la squadra sta in salute, i preparatori atletici sono stati bravi tutti e due, perché sembra che non siano due, quindi questo fa capire un portiere che sta in condizione. Però signori miei, gli spareggi sono quelli che sono. L'Aprilia ha avuto anche la fortuna di mettere a posto il bilancio, perché gli ha lasciato Gomez, che l'ha preso il Sassuolo, per cui a livello economico sta forse meglio. Va bene, ci fermiamo, poi torniamo qui perché dobbiamo iniziare a leggere i tantissimi messaggi che sono già arrivati in redazione, siamo oltre i 40. Ben rientrati a Teramo Channel, allora subito spazio ai tantissimi messaggi che ci sono arrivati. Prego la regia, coordinata da Gilberto Marinozzi, ringrazio anche le camere Roberto Pulimanti. Ma abbonamento non è valido per i playoff, giusto? È chiaro, non è valido. Spiegate bene le regole playoff nei risultati. Se vinci in casa 2-1 e perde 2-3 l'Aprilia, passa? No, passa l'Aprilia. Allora, non contano i gol fatti in trasferta, la regola europea, quella che si conosce convenzionalmente. Conta semplicemente la differenza reti. Se la differenza reti è pari, passa l'Aprilia, che è meglio classificata. Molto, molto semplice. Quindi se il Teramo vince di un gol, ad Aprilia non deve perdere. Se perde, automaticamente è fuori. Se vince con 2 gol di scarto,
perdere con un gol di scarto vuol dire andare avanti. Quindi differenza reti, conta quello. Chi fa due più gol? Passa la briglia. Passa la briglia. Beh, basta fare la somma dei gol segnati nelle due partite. Se sono pari, passa la briglia. Molto semplice. Andiamo avanti. Buonasera, vorrei un pronostico da parte di mister Luzio e Valbuni per le partite di domenica a Teramo Aprilia e l'Aquila Chieti. Grazie Lorenzo, ora li sentiamo i due mister su questi pronostici. Avanti ancora. Grande Presidente, portaci in prima divisione nell'anno del centenario sarebbe il massimo. Ora è sempre Campitelli Presidente. Questo avanti. Sarebbe veramente eccezionale. Beh. Fregate. 100 anni e vi pure vincere il campionato, mamma mia, Roma, sarebbero due promozioni consecutive, bellissimo 4 in 5 anni. Che bella coppia, Luzi maglia rossa e Valbruni maglia rosa, Peter Pan, è vero. Sì, c'ha ragione, perché io ciclismo ormai. Tu sei, mo siamo anche in ambito di Giro d'Italia, quindi. Però quella di Valbruni è lilla, non è proprio rosa. È lilla, ma sì. Che a Teramo bisogna fucsia. Andare fucsia, bravo. Fucsia, bravo. Teramo per è un po' equivoca. Il Teramo per il locale per il locale è difficile il calcio, quindi allora cerco il ciclismo. Vai col ciclismo, vai. Allora, visto che ci siamo fermati, pronostico, pronostico no, un attimo Gilberto, pronostico Teramo Aprilia. Te lo chiede Lorenzo. Sono partite che giocano in 180 minuti, non sono partite che una partita secca. Non te la senti? No, dico semplicemente che la squadra che stanno più in salute possono accedere alla finale. Sicuramente il Chieti è una squadra, secondo me, più briosa, più rapida, più fresca dell'Aquila, da come ho visto l'ultima partita col Poggi Bonzi l'Aquila. Il Chieti, secondo me, è una squadra pericolosissima, perché c'ha contropiede, si accorcia bene, è una squadra equilibrata. C'ha la mezza punta brava, c'ha la punta, prima punta forte, c'è gli esterni che hanno le gambe, pedalano molto, hanno forza le gambe. E poi la difesa però ben organizzata. Però il risultato non lo Chieti, secondo me, a livello atletico, secondo me, l'Aquila deve stare attenta, perché nelle ripartenze fa molto quindi male. X2 l'Aquila Chieti, Teramo Aprilia, L'Aquila vive sull'individualità, più fino adesso, no, per il momento. L'Aquila Chieti abbiamo detto, X2, adesso Teramo Aprilia. Adesso con il nuovo tecnico, se in una settimana gli ha dato un volto alla squadra, però ho i miei dubbi. Aquila, che dicevi, scusa, Teramo Aprilia, però non devi spiegare, devi dire secco. Va bene, poi che Teramo Aprilia, io penso che Teramo debba vincere, è il mio desiderio. Va bene, segno, ma non uno. Sono un veggente. Torino Valbruni, ma niente, per i numeri dico Teramo Aprilia. Il Teramo ha vinto 10 gare in casa, quindi dico 1. Per quanto riguarda invece il Chieti, l'Aquila, parlano sempre i numeri, ha vinto solo 4 partite in casa, un X. Quindi diciamo pronostici allineati, andiamo avanti con i messaggi, anche se poi voglio sentire anche mister Cifaldi su queste eventuali previsioni, ma più tardi. Da Lanciano, forza Teramo, speriamo di festeggiare il Teramo in prima divisione alla faccia dei chietini rosiconi, scrive Paolo. Tanto Gianfranco poi frequenta ovviamente. Ma loro semplicemente perché con il Chieti non hanno rapporti buoni, c'è rivalità. Però io spero invece una cosa sola, che tutte le tifoserie si rispettino, bello. Mi piace lo spot, ma senza litigare, senza usare le violenze, perché io mi ripeto sempre questa cosa importante, le tifoserie hanno un comune denominatore che è il tifo per la propria squadra e litigare tra di noi è una cosa assurda. Invece mi piace il rispetto, ecco questo noi tifosi. Lo sfottò sano, ma... Lo sfottò sano, ma rispettarsi senza usare le mani, perché in fondo è sempre una partita di calcio. Assolutamente sì. Abbiamo visto il messaggio, si parlava dell'arbitro, se non sbaglio. Che arbitro è Pelagatti di Arezzo che ci arbitrerà domenica? Allora, da quello che ho visto è un secondo anno che ha un rendimento equilibrato, rendimento per modo di dire, nel senso che su 27 partite 11 vittorie interne, 8 pareggi e 8 vittorie esterne, se questo può aiutare. Nelle 8 partite ha preso sempre il massimo dei voti. Comunque in promozione. Su 8 partite, su 11 ha preso il massimo dei voti. Quindi è un arbitro quotato in ascesa. Tra i primi 3 arbitri che vanno. Benissimo. Deve salire, dai. Insomma, è un arbitro, dovrebbe essere una garanzia, poi questo non vuol dire che arbitrerà necessariamente bene, però è un ottimo arbitro per questa semifinale. Andiamo avanti. Per arbitrare bene ci vuole anche la... I giocatori si devono... La collaborazione. No, la collaborazione dei giocatori. Deve fare meno danni. Ecco. Meno vabbè, se si comportano bene, se dopo fare danni, buonanotte, suonatore. E meno male che uno che da sai, se mette a favore il danno, allora addio. Grande Presidente, portaci in Serie B come la Virtus, sempre solo Forza Teramo, Spillo e Stella. Ciao a entrambi. Andiamo avanti. Il Teramo ha avuto alti e bassi perché Cappellacci non ha fiducia di Iazzetta.
Gaetano, io avrei una risposta pronta. Vabbè, Iazzetta è chiaro che non ha avuto una stagione fortunata, solo per questo, altrimenti l'avrebbe tenuto e come in considerazione. Anzi, era diventato titolare proprio in questo mese. Si è rifatto male nel momento proprio topico. Però oggi l'ho visto riaggregato. Quindi sì, ma lui è disponibile. Iazzetta dovrebbe essere a disposizione eventualmente per la gara di domenica prossima. Vediamo un po', prossimo messaggio. I calorosi e numerosi tifosi aquilani spingeranno i rossoblù in prima divisione. Un grande saluto a Semproni. Hai frequentato anche studi televisivi aquilani, quindi ti ricordano... Tre anni ho fatto tre anni. Tavole, tornando tutte le sere, anche d'inverno, da solo, una di notte, una e mezza e due. È vero, è non vero. Non è un problema. E ti ricordano con affetto. Andiamo avanti. Tra l'altro oggi sono stato all'Aquila, alcuni mi dicevano ma fate la trasmissione questa sera? E dicevo sì, ma è Terra Nociana, però noi la vediamo lo stesso, ci piace. Giulio Nardi quindi... era il giornalista che faceva la trasmissione, stadio. È vero, su Teleabruzzo. Vediamo il prossimo messaggio. Semproni, presidente della regione, forza Magico Teramo. Magari. E se ci va anche lì, sì, quando la gente che taglia la coccia, non manca l'immagine. Ci pozzi? Non esiste. Con me si cambia tutto. È difficile. Tutto per i giovani, via. Tutti a casa. Via, sta gente che stiamo a camminare per la città di Betlemme, via. Sono tifoso del Teramo e voglio esprimere tutta la mia solidarietà al signor Semproni per la retrocessione del Pescara. Da sempre squadra leader d'Abruzzo ed orgoglio di tutta la regione. Non ho capito, scusa. E l'amico telespettatore esprime solidarietà al signor Semproni per la retrocessione del Pescara. Da sempre squadra leader d'Abruzzo e orgoglio di tutta la regione. Se lo merita. Chi semina vento ricorda di raccoglie tempesta. Il Pescara quest'anno anche a livello dirigenziale ha sbagliato ed è giusto che vada in Serie A. Ha battuto tutti i record, quindi... Non bisogna rammaricarsi. L'anno scorso abbiamo goduto e quest'anno invece abbiamo presuto. Pazienza, è giusto, la rima è fatta. Prossimo messaggio. Sempre per chi tifi delle tre abruzzesi nei playoff, solo una scelta. Beh, se devo essere sincero, io sono amico di Campitelli, Lutero, pure se fa. Io sono amico dell'amico Campitelli. Sarebbe assurdo se facessi il tipo per l'Aquila, non esiste, sono amico di un presidente, spero che vinca, non per questione di antipatia e simpatia, è solo una questione... Per un legame particolare, particolare che conoscete da molto tempo. Quindi... Me ne frego io, un carissimo amico, quindi è chiaro che io spero che lui ce la faccia. Prossimo messaggio, sempre grazie a Gilberto Marinozzi, Scuola Calcio Lanciano nei playoff, Marfisi, Di Vincenzo... della Priglia, Berna e Di Filippo del Chieti, De Fabritis del Teramo, non è Scuola Calcio del Lanciano ma anche Mite Nomini, ce lo ricordo che lo scorso anno ha giocato a Lanciano, è vero, bisogna dire che mister Cifaldi, da Lanciano ultimamente sono usciti pezzi pregiati o comunque possono fare una buona carriera. Ma sicuramente il Lanciano come settore giovanile negli ultimi anni ha prodotto tanto, ma penso a tutti i livelli, chiaramente in Serie B adesso la prima squadra è anche frutto del lavoro di anni di organizzazione del settore giovanile. Quindi... E poi non ci dimentichiamo, caro amici, che ci siamo i Vivarini, quindi questi ragazzi li conosceva tutti quanti, li ha portati là, col suo, come si chiama, Favaretto, culi se fa, ne fate niente, ne portate nessuno, questo l'ha portato tutto con l'altro. E la vita è questa, è strana, ora si prende i nomi, i meriti questo qua, solo perché non perita, con lui ha detto ma va bene, comunque il calcio è anche poi questo. Poi Teramo Aprilia vinci con fortuna e ti gira bene, poi riprendi. Può essere stavolta, speriamo che ti gira male e ti assette male, che ti tenga lì. Mister Cifaldi, di quei ragazzi citati, no? Marfisi, Di Vincenzo, Verna, Di Filippo, De Fabritis, quali di questi secondo te farà più carriera, cioè arriverà più in alto? Ma te la senti di questi... Io penso che sono tutti ragazzi validi, non è che adesso dire uno rispetto a un altro che abbia più chance. È chiaro che poi il fatto di fare carriera è anche una questione di fortuna, di capitare al posto giusto, al momento giusto. Quindi, però, ripeto, quello che ha prodotto il Lanciano negli ultimi anni è sicuramente qualcosa di buono sotto l'aspetto. Lo dimostrano il fatto che i giocatori stanno in Lega Pro e stanno giocando, stanno facendo la differenza. Quindi adesso dire... magari chi potrebbe, chi non potrebbe, questo non è che spetta a dirlo. Vediamo prossimo messaggio, ovviamente. Semproni number one, facci la pernacchia. Beh, vabbè, forse non è il... No, questo non è lo studio mio, forse fa...
Sta fuori casa, ma finché fuori casa, ma mette a fare pure per Napoli. E poi non c'è l'ambito, c'è pure una cacca e cosa, una comunata, una pernacchia. Una provocazione sana. Sotto, ho capito. Qualche tifosi dallo spunto. Complimenti. Ma non è, capito? Ma non ti esce perché la devi fare con il cuore. La pernacchia è una cosa seria. Se non c'è, se non c'è la scusa, se non c'è. Non c'è, capito? Non ti esce neanche. Non ti esce naturale. La famosa clef. Questa è la bella rincorsa. Ci vorrebbe. Fatta dal mazzo. Complimenti per la trasmissione. Siete migliori. Per migliorarla il prossimo anno, fate in modo che i telespettatori possano intervenire per fare domande agli ospiti in studio. Semproni e Balbruni, numeri uno, scrive Domenico. Però gli sms servono anche a questo, caro Domenico. Quindi, se vuoi, riscrivici e se vuoi fare una domanda. Ovviamente loro sono a tua disposizione. Volevo sapere una cosa, ma Mosca quando torna a giocare, mister? Deve andare da Cerulli, ancora dal medico a Perugia e poi stabilisce il periodo che può ricominciare a toccare il pallone. Ancora c'è tempo ancora. C'è molto tempo. Mosca, ricordiamo, uno dei ragazzi del settore giovanile. Sta in fase di rieducazione, sta facendo palestra, per il momento sta solo facendo corsa. 30-40 minuti al giorno è più la parte di forza, rimettere la muscolatura, diciamo, sullo stesso livello. Mister, di che anno è? 95. Beh, spicciti che si deve già vicchiesi, date una mossa, date da parte. Estate, testa bassa, aveva, dicevo prima, poca spiaggia, niente feste e vai a trottare. Aveva in campo qualche centimetro in meno la coscia rispetto a quell'altra, quindi adesso sta rimettendo a posto anche la muscolatura. Andiamo avanti. Ragazzo bravo per averlo. Buono. Di prospettiva. Non lo diciamo. Beh, si è allenato con la prima squadra quest'estate. Buono. Ma ecco, Mosca Mario e Cosenza Matteo, siete bellissimi, due fans, in bocca al lupo a tutti e due. Bene, quindi si espande allora, il nostro raggio d'azione. Il discorso di Sembrone era valido. Sì. Se pensano che le fans, quindi frequentano discoteche, quindi il calcio è diverso. Volevo citare un altro giocatore. L'estate. Beh, se vogliono fare i calciatori. Se vogliono fare i calciatori, questi ragazzi devono capire che devono lasciare la discoteca, le pub, fare comportarsi bene, allenarsi anche d'estate, specialmente questo Mosca che se può fare lo giocatore. Se no va a fare le pizze, mette da studiare, che caspita lascia lo pallone. Vabbè, il messaggio è arrivato forte e chiaro. Abbiamo anche un altro Cosenza che ha avuto lo stesso infortunio, è operato anche lui. Ma tu mi insegni che devi avere la volontà, specialmente quando ti fai crociata, allena sopra la sabbia, corso sopra. Sì, sono d'accordo con te. Messaggi. Andiamo con i messaggi ancora. Questa fase la dedichiamo tutta ai messaggi. Per i playoff ci vuole anche tanta fortuna. È anche fondamentale da parte di Cappellacci non sbagliare nemmeno una mossa. Formazione iniziale, modulo e cambi. È chiaro che meno errori si fanno più si aumenta la possibilità di vincere. Complimenti ai due mister per la bella accoppiata di colori che riscuote ancora proseliti. L'abbiamo studiata. Fucsia e questo rosso. Ma per questo Cifaldi si è messo di qua allora. Lui è un colore un po' più morigerato, più sobrio. Lì però è un po' funereo lì. No, dai. Tutte e quattro nere. No. Pensiamo che il Teramo tra le quattro sia la squadra più serena mentalmente. Nere de for sotto di Cremutanda. Godiamoci questi playoff comunque vada. Grazie ragazzi, dice Javier. Ciao Javier e grazie come sempre per il tuo contributo e per il tuo sms che non manca mai. Mister Luzzi, stasera ti vedo smanioso. Come mai? Sono innamorato. Aia. Non si sa di chi, però si è innamorato. Moglie, bene. Prossimo messaggio. Sembrò, parlo con te che capisci di calcio. Noi coi giornalai. Ah, non coi giornalai. Io ti stimo tantissimo. Vedo che sai come dovrebbe funzionare una società di calcio. Guardate tante società che fine. Ascoli, Samba, eccetera. Ciao a tutti, Silvano da San Benedetto del Tronto, ma forza Teramo. Ma è il nostro amico Silvano che scrive da San Benedetto, ma è tifoso teramano e quindi è d'accordo con me. Ho seguito parecchie aziende come direttore vendite, commerciale. Guidare una squadra di calcio a questi livelli è la stessissima cosa, solo che c'è un rapporto umano di più. Nelle aziende normali il rapporto umano non esiste, dare, avere finisce là, però nel calcio invece c'è anche il rapporto umano con i giocatori, parlarsi, portarli a cena, stare insieme, quali sono i problemi, cioè io la vedo sotto questo aspetto qua, deve essere una grande famiglia, creare prima lo spogliatoio, vince lo spogliatoio, vince la squadra, l'allenatore arriva sempre secondo, se c'è la squadra, se c'è di quelli che pensa che
L'allenatore, sì, può dare a livello tecnico, però... qui ci sono tre allenatori che potrebbero... però se mi smentisco, io sono convinto di quello, che me ne frega a me. Ha ragione. Cifaldi che dice? Al gruppo, è il gruppo che vince. Poi c'è un uomo che porta sto cocchio, questo gruppo li porta alla vittoria. Sì. Con lo schema, con quello, con quell'altro. Senza la carne, è su che è finta. Chi ci vedo? Le chiacchiere portano bene. Cifaldi è d'accordo con questo? Ma io dico, queste sono le classiche percentuali quando conta un allenatore alla vittoria. Io dico che l'allenatore non te le fa vincere le partite, però te le può far perdere, quindi conta al 100% perché non te le fa vincere ma te le fa perdere. È quello che fa meno danno. Se mette il centravanti in porta la perdi la partita. Ecco, bravo. Io dico che se 2 anni fa Cifaldi fosse rimasto allenatore del Teramo, il Teramo avrebbe guadagnato un anno. Ah, cioè, tu vuoi... Sì. Vuoi tornare a punzecchiare? Quindi l'allenatore conta. Nel periodo conta, che lui conta. Allenava non è stato molto aiutato dalla stampa. Ma io sono sincero, perché non... l'ho avuto come calciatore, quindi gli voglio bene più di prima. Però è chiaro che quell'anno secondo me è stato proprio maltrattato. Beh, non lo ha mica esonerato la stampa. No, ma volutamente e in modo, diciamo... Vabbè, vuoi rimangare queste polemiche sopite? No. C'è stata una premeditazione che gli hanno chiuso parecchio. Il Teramo ha perso un anno, per due mesi. Può darsi pure che il camionato non l'avrebbe vinto lo stesso, può darsi. Però questo riconoscimento postumo è stato massacrato. È stato massacrato. È una cosa, fatto, sai che una cosa ignobile da parte di personaggi squallidi. Sai che cosa succede? Succede questo, che se c'è il gruppo e la squadra perde, la colpa è dell'allenatore. No, tu mi devi spiegare perché i teramani sono sartassati sempre in questa città. Perché io pensavo che eri solo. Perché quando io allenavo il Teramo, a me, stavo primo in classifica a gennaio, mi arrivavano i pacchi così di lettera anonima. Pure Valbruni è stato criticato. Di lettera anonima, no, di lettera anonima, lui non l'ha avuto, io sì. Lettera anonima è così, i pacchi. Questa è la città di Teramo. Quando la Gazzetta portava il Teramo su 2 pagine, Silvano Stella, il famoso giornalista. Mister? No, niente, che bisogna dire? Alla fine quelli che rimangono sono sempre i risultati, possono criticare tutti, però alla fine uno ha fatto il massimo dei punti, l'obiettivo era quello di vincere, la seconda mi sembra che stava distante sopra il Gran Sasso a 23 punti, quindi che devo dire? Ho vinto, sono contento così, poi la critica ci sta sempre. L'unica cosa che dico è questa, purtroppo l'allenatore è un uomo solo che nel momento in cui, quando vince, i meriti diciamo sono sempre o del pubblico o del portiere o dei giocatori. Invece l'allenatore secondo me è sotto tutti gli aspetti, perché l'allenatore è bravo, sa curare lo spogliatoio, l'allenatore è bravo, sa far stare la squadra in campo in una maniera perfetta, sa fare i cambi. Deve essere aiutato anche dalla fortuna, perché il fattore C secondo me è un fattore fondamentale. Un altro aspetto prima di andare avanti con i messaggi, Gaetano e Adalfredo. Ieri c'è stato questo comunicato emesso dalla società in cui si dice che non vanno ospiti in alcuna trasmissione televisiva i giocatori della Teramo Calcio per tutta la durata dei playoff. Voi come la vedete, Gaetano? È chiaro che per solidarietà a chi conduce, tipo te, insomma, è una cosa che non condivido, ma è una cosa mia, cioè una cosa, è un mio parere personale, insomma, non credo che non andare o andare possa influire nella preparazione di un evento importante come quello di domenica, insomma. Io non so se riusciamo a vedere questo comunicato sull'iPad, eccolo qui. Alfredo, alla fine comunque... Mi posso avvalere della facoltà di non rispondere, perché se no dovrei dire che è una... Vabbè, no? Ecco. Invece non la vedo come voi, paradossalmente, anche se posso sembrare uno di quelli che può essere danneggiato perché conduce una trasmissione sulla Teramo Calcio, perché non è un silenzio stampa, è in una fase come questa, dove comunque i giocatori devono preparare i playoff, il fatto che possano non venire in trasmissione il martedì comunque è una fase delicata, quindi anche per sottolineare la delicatezza della fase, che per 2 o 3 puntate possano non venire, perché poi la durata dei playoff è molto limitata. Io ritengo che la presenza dei giocatori, che è un mio giudizio personale, in una trasmissione televisiva, dal punto di vista degli stimoli e di quello che possono dare come contributo alla trasmissione, è pari allo zero, perché il giocatore
non ti può fare polemica, non ti può accendere la trasmissione, non ti può fare audience. In questo momento però, quando c'è bisogno di caricare un ambiente, quando c'è bisogno di smuovere un po' le coscienze dei tifosi, invece ha maggior ragione. In questo momento il calciatore, e per calciatore parlo di calciatori simbolo, perché avere per esempio qui questa sera gente come Speranza, come Ferrani, come Bucchi, come Coletti, come Valentini, era utile, cioè, sarebbe stato utile, serviva a caricare ancora di più il tifoso, non farli venire. Mi appello al quinto emendamento e non commento. A patto, caro amico, a patto che i messaggi vengano filtrati, perché tu da sapere che dalla parte dell'Asia ci stanno i giocatori, è capace che ti arrivino dei messaggi anche poco edificanti. I messaggi sono sempre letti prima e hanno un mittente. Perciò quindi, io ti ho detto, se vengono filtrati i messaggi, siete a ruota libera, non lo so che cosa può succedere, perché se a un calciatore, non lo so, qualcuno di là, avesse che di là ci sta tutta gente normale. No, a capo. Su questo non ci sono dubbi, però la presenza dei giocatori questa sera sarebbe... Sono molto superstizioso, nelle ultime partite il Teramo ha vinto 3 gare. Questa è un'altra lettura interessante. Sì, per cui ha vinto 3 gare, siccome la superstizione nel calcio fa parte sicuramente della maggior parte delle cose, io sinceramente vedevo forse la squadra al completo oggi. E non a caso voi state ancora qui? Come no, io vedevo il conduttore con una squadra al completo per prepararsi ai playoff. Io penso parte, una cosa. D'altra parte può darsi che arrivavano messaggi che incoraggiavano, perché venivano filtrati messaggi contro. Io dico invece che la squadra si è fatto questa scelta, l'ha fatta in modo oculato, perché evidentemente c'è qualcosa che non va. Quindi non ha, diciamo che ha fatto una scelta ben ponderata, perché ha dei motivi. Vedete com'è diversa la posizione, però la posizione di chi fa comunicazione come me, Lombardino, e la posizione invece di chi fa calcio come Luzzi. Scusate, l'Italia nell'82 vinse un mondiale con silenzio stampa, no? Se ben ricordate Berzot fu maestro in però questo, stava no? Era criticata la squadra. Sì, però riuscì a creare intorno alla squadra un certo discorso, è una squadra che e quindi penso adesso il senno del poi dirà qual è la verità. Secondo me è una cosa aleatoria. No, ma non si vince, non si perde se i giocatori vengono o non vengono. Però un po' di entusiasmo prima di una partita in casa, in una trasmissione televisiva con i giocatori. Però c'è anche da dire che a Teramo si parla molto di calcio, no? Quindi sai, i giocatori forse meno stanno a contatto con queste situazioni, è meglio. Ma soprattutto in questo secondo momento, me poi. Sono punti di vista. Sì, però se abbiamo 700 paganti allo stadio, in campo, non in televisione. Così facciamo, rendiamo meno partecipi, penso io, questo è un giudizio mio personale. Perché se vengono i giocatori qua, no, aumentano gli spettatori. Beh, vabbè, aumentano per i ragazzi. Ma secondo le Franze, se stai a Napoli non lo puoi fare. Ci sono più pareri, abbiamo capito. Vabbè, ma allora, Bayern Monaco, Manchester United, quando fanno le finali di Coppa dei Campioni, non credo. Andiamo che in pubblicità, però prima vi ricordo ancora una volta che è stato stipulato poche ore fa un accordo tra la Teramo Calcio e il centro commerciale Gran Sasso, per cui, così come accade presso il Teramo Point, si possono acquistare i biglietti dei playoff senza pagare i diritti di prevendita. Da domani al centro commerciale ci sarà uno stand apposito curato dai ragazzi della Teramo Calcio, insomma, con il coordinamento del responsabile marketing Alessio Peroni, quindi potrete acquistare al centro commerciale i biglietti della partita Teramo Aprile. Ci fermiamo, ultima perché pausa. Non sapesse dove sta questo centro commerciale attaccato allo stadio. È che sta a posto, sta a posto. Eccoci rientrati, abbiamo dovuto togliere il numero dei messaggi perché davvero non possiamo più soddisfare tutte le vostre richieste. Abbiamo acquisito tutti i messaggi che potevamo, ma oltre non possiamo andare, quindi stop ai messaggi. Gianfranco, vai Gianfranco. Avete uno studio bellissimo, credo che sia il più bello di quelli che ho visto io. Lo sono stato all'Aquila. Tu frequenti i salotti televisivi. Guarda, ti dico, avete uno studio per... complimenti, campete anche questi con azzeccate, tutta azzecca, sbagliasse una volta. Tu sei come Remida, quelle che tocca le vende ore. Aspetta, fagli vinci però i playoff. Li vinci, state tranquilli, siete voi che già credete. Bisogna essere ottimisti, credere, tante del resto. Il profumo della vita, giustamente. Si dice, no? Se no come ci arrivi in Serie B, se ne vince in Serie C, scusa.
bisogna passarci. Beh, davvero. Non ho capito. Allora, dobbiamo mostrarvi ancora un contributo filmato, l'intervista rilasciata dal direttore sportivo del Teramo, Marcello Di Giuseppe. L'ascoltiamo, poi rientriamo per la nostra conclusione, anche con l'ausilio ovviamente dei messaggi. Siamo entrati, secondo me, meritatamente, anche se chiaramente le vicissitudini di quella giornata sono state particolari. Ribadisco, la squadra nell'ultimo mese ha fatto non bene ma benissimo, quindi secondo me è un playoff meritato che ci apprestiamo a vivere, a giocare al meglio delle nostre possibilità. Ecco, un cambio di marcia spiegabile come questo dell'ultimo mese? Ma spiegabile, a volte sono tante cose, un insieme di cose che porta poi a dei risultati. Premesso che deve esserci sempre una base di fortuna, e lo si è visto soprattutto nella partita appunto citata da te contro la Salernitana, però direi che avere tutto l'organico a disposizione e soprattutto ben allenato, nel senso che comunque i giocatori erano già rientrati, adesso insomma iniziano a stare anche bene, e il discorso anche del modulo, che comunque è una cosa importante. È chiaro che il modulo, l'allenatore ha pensato di mettere, diciamo, una squadra un pochino più offensiva, anche perché in questo momento avevamo poco avevamo niente da perdere, quindi è stato un insieme di cose che comunque ha fruttato un grandissimo, diciamo, traguardo, che comunque rimane un traguardo a metà, perché adesso arriva il bello, e il fatto di poter disporre a pieno regime di tutti gli effettivi e soprattutto averli in una certa condizione, questo ha fatto in maniera tale che siano emersi i valori effettivi dei giocatori, che comunque, ripeto, vanno elogiati soprattutto loro per questo grande risultato, perché si sono dimostrati sempre molto, molto attaccati alla maglia. Teramo Aprilia è una partita difficile, in primis perché noi l'Aprilia l'abbiamo affrontata due volte e due volte ci hanno battuti, quindi questo è un dato di fatto che comunque non va trascurato. È una squadra che, a differenza nostra, forse ha ottenuto il massimo risultato, nel senso il terzo posto, forse anche con il minimo sforzo, perché nell'ultimo periodo, tra virgolette, hanno potuto un pochino gestire la situazione, anche per il discorso del calendario, vedi l'ultima partita che comunque hanno fatto bene e vinto, però contro una Versa Normanna che aveva poco da dire. Quindi arrivano bene anche loro, hanno un organico importantissimo. Io direi che non dimentichiamoci che quella è una squadra che tre mesi dopo l'inizio del campionato si pensava che il primo posto praticamente era ipotecato, poi hanno avuto qualche problemino, hanno rinforzato ulteriormente la squadra nel mercato di gennaio, e alla fine son venuti fuori adesso con il cambio di guida tecnica, anche lì i misteri del calcio, perché comunque quella era una squadra costruita e plasmata da Vivarini, però adesso i valori sono riemersi, è una grande squadra. E d'altronde sappiamo che siamo, diciamo, quattro squadre importanti, noi ce la vogliamo giocare, ci è capitata l'Aprilia e ben venga l'Aprilia. Io penso che queste partite esulino un pochino da un discorso sia di pronostici che di valori effettivi, perché poi entrano in ballo tante altre situazioni. E l'unica cosa che chiedo, ma sono sicuro, noi alla fine di queste, speriamo quattro partite, ma possono essere anche due, non dobbiamo avere rimorsi, cioè noi dobbiamo fare di tutto per ottenere il massimo, e quindi a quel punto possiamo anche uscire battuti, e sarà difficile secondo me, perché io ho grandissima fiducia e speranza in questa squadra, però comunque non dobbiamo avere nessun rimorso. Nessun rimorso, dice Marcello Di Giuseppe, DS del Teramo. Vediamo questa cartolina, prego Gilberto Marinozzi di proporla, perché qui rientriamo un po' nell'ambito del centenario, un'iniziativa da parte del comitato, questa cartolina che da oggi è disponibile presso il Teramo Point, ma dai prossimi giorni sarà disponibile presso diversi punti vendita e tabaccherie. Una cartolina con sopra giocatori del Teramo che sono pronti ad andare in trasferta, una foto d'epoca, una foto un po' più recente con la curva est del vecchio comunale e una gigantografia del centro di Teramo con i due fiumi, e poi un bambino che esulta. Insomma, posso spiegarlo?
Fammi dire, Alfredo, fammi dire soltanto che il 29 di giugno ci sarà l'annullo postale di questa cartolina e i tifosi potranno farsi firmare la cartolina, autografare, da personaggi importanti della storia della Teramo Calcio, ad esempio Simone Pepe, ad esempio Mister Del Neri. Allora, la parte superiore, quello è il Teramo del 1948-49. La parte inferiore invece è una coreografia fatta dalla curva est in occasione dell'ultima partita dei playoff giocata dal Teramo in casa al vecchio comunale. Quella è la coreografia di Teramo Martina. Quindi momenti salienti della storia del calcio teramano, quindi i tifosi che insomma volessero potranno acquistare da subito presso il Teramo Point, ma anche presso altri punti vendita, questa cartolina con l'annullo postale del 29 di giugno. Allora, messaggi, ne abbiamo tantissimi. Cerchiamo volevo di dire regione... qui a Teramo c'è giocato un carissimo amico mio, il dottor Bonanni, che ha giocato con il Teramo. Sì. Non Massimo Bonanni. No, dottor Bonanni. No, con me ha giocato. Bonanni, Lorenzo. Compagno che di squadra ha giocato, di Valori. Peccato che purtroppo non c'è più, perché sono convinto che... questa avrebbe partecipato. Meravigliosa festa del centenario sarebbe bene. Assolutamente sì, assolutamente sì. Messaggi, vediamo un po', cerchiamo di leggerne più possibile. Sembro parlo con te che capisci, no, questa l'abbiamo già letta, è Silvano da San Benedetto del Tronto, quindi possiamo andare avanti. Il Pescara non ha giocato bene in A, comunque si sa chi tornerà ad allenare o non si sa ancora? Insomma, Teramo Channel, ma vogliono sapere del Pescara. Vabbè, teniamo in caldo questa domanda, poi ci dirà qualcosa se vuole. Non si sa quello che è tutto incerto. Sempre dopo le delusioni del Pescara, hai cambiato squadra e tifi Teramo. Complimenti per tutti i record del Pescara. Ascoli regna. Ah, quindi un tifoso da morto. Io tipo sempre Pescara. Quest'anno faccio 54 anni, se Dio vuole, il 13 agosto. 54 anni di posto del Pescara. Con orgoglio. Prossimo... sempre con orgoglio. Tengo le mutande sempre biancazzurre. Volete vedere? Non mi sembri. Ci fidiamo. A sentire parlare alcuni ospiti in studio sembra quasi che la squadra da battere sia il Teramo. Vi ricordo che delle quattro l'unica che deve vincere contro chiunque è proprio il Teramo. Eh sì, è vero, Teramo deve vincere per andare avanti. Certo, non può affidarsi a tutti i pareggi. Ma prima... nessuno ha detto che la squadra da battere è il Teramo. Non mi pare. Prima di fare pronostici sui playoff, aspettiamo le quote. Viva il calcio giovanile, di cui abbiamo diffusamente parlato in precedenza. Avanti. Mister Luzzi, il ragazzo degli allievi d'Egidio Stefano, come lo vedi? Poi rispondiamo. Avanti. Segnati il nome, Stefano d'Egidio. Sempre i capelli bicolore ti stanno tanto bene, bianco-neri come l'Ascoli. Immagino che sarà lo stesso che ha scritto prima. Non so, mi dispiace caro Ascoli, non ci incontriamo il prossimo anno, mi dispiace per questo. Può darsi che si incontra con Teramo. Anco Marzio, Tullio Stigli, speriamo, io me lo auguro veramente. Noi il prossimo anno non lo incontriamo. Buonasera, domenica fate il collegamento video con Alfredo Giovannozzi. Per chi come me ha impegni con cerimonie e quant'altro, un saluto particolare all'impeccabile Andrea, scrive Simona. Ciao Simona, ci stiamo attrezzando e ci contiamo. Ci contiamo, Alfredo. Ha ragione Semproni, Foglia può essere fondamentale, anche sul discorso di Coletti sono d'accordo con lui, Coletti è un grande, ma attualmente il Teramo può farne a meno, dice questo amico telespettatore. Però secondo Valbruni l'esperienza di Coletti è da impiegare. No, aspetta, cioè... spieghiamo bene la storia dei collegamenti, perché... ci sono dei diritti. Allora, un attimo, poi... leggiamo un'altra serie di messaggi, poi su De Giro, Luzzi e poi diritti. Qualcuno mi sa dire come mai la Lega non ha previsto biglietti ridotti per i bambini? C'è crisi anche in Lega? Diciamo che si vuole monetizzare al massimo anche da parte loro. Abbiamo ricordato la scorsa settimana come la Teramo Calcio ha spuntato 300 biglietti ridotti per i ragazzi del settore giovanile. Però sono in posizione dall'alto e la Lega a organizzare e bisogna e rientra stare... nel discorso della monetizzazione dei diritti. Esatto, quello che vorrei dire tu tra poco. Andiamo avanti. Siamo ovviamente in addirittura d'arrivo. Caro Semproni, Foglia non lo conosci perché lui è professionista esemplare, altro che pub. Ci dice, quindi evidente, Foglia è uno che... Io posso essere solo che felice. Il tuo era un discorso generale, Foglia, ma ai giocatori in generale. Cioè, non... ce ne sono tantissimi, per esempio ci sta Del Pinto che è un ragazzo meraviglioso. È che io guardo prima l'uomo e dopo, io non dico e Foglia bisogna dire che è un ragazzo, se è meraviglioso mi sta ancora meglio, se è così speriamo che faccia il calciatore a grandi livelli, aumenta la possibilità di giocare a alti livelli. Prossimo messaggio.
Voglio chiedere a Semproni per chi faranno il tifo in questo playoff tutto abruzzese gli sportivi pescaresi, risponderà dopo Gianfranco. Andiamo avanti. Dopo le critiche a Serraiocco è stato decisivo, dopo le critiche a Foglia è stato decisivo, io non penso che l'uomo decisivo diventi Olcese. Un saluto a Renato e Antonio. Non so, forse Alfredo vorrà aggiungere qualcosa. Prossimo messaggio. Tanto l'abbiamo intervistato oggi, Olcese, domani vi proporremo le sue dichiarazioni. Semproni, come mai questa amicizia con il presidente? Vuoi portarlo a Pescara? Perché giustamente no. Qualcuno si allarma. No. Siamo stati rappresentanti insieme per la Buitoni. E mi è venuta tante di quella pasta che, tanto per farmi esempio, la pasta fisica secca manca esisteva allora. Tante Buitoni, mi è venuta che tu manca tre amici. Premiati alle le tonnellate dei paesi. Quindi un'amicizia di vecchia data che non passa per il pallone, ma passa per altri per pezzi di vita e per la pasta, per il lavoro fatto. L'amicizia si è rafforzata, chiaramente. Chiaramente. Prossimo, ne vediamo altri 5 e poi rispondiamo. Caro Gianfranco, ma una bella pernacchia alla faccia del Foggi Bonzi e delle Toscane. Vabbè. La pernacchia ci è stata accennata l'altra volta. Allora, non è il caso. Non è il caso. Guarda, non è ispirato. Io ve lo dico, vengo qua, termine, spernacchi. Vinci, io vengo qua e vi faccio 7-8 pernacchie, ma di quelle proprio precise. Voi mi dite il nome e io vi faccio la pernacchia, perché dobbiamo passare le telefonate. Uno dice, mi chiamo Giovanni, tac e dite molla la pernacchia. Benissimo. Cucina la pernacchia fregna, è tutto registrato, quindi poi onorerai la promessa. Non c'è problema. Uno stimolo in più per il Teramo ai fini della vittoria degli spareggi. Complimenti agli allievi del Teramo per aver superato il turno poi domenica alle 11 tutti al comunale Dino Besso di San Nicolò contro il Trapani. L'abbiamo ricordato. Avanti. Mister Luzzi, che ne pensi di Massetti e Andrea Della Berretti? Mi sembra un ragazzo di buone aspettative. Vediamo un altro. Quindi De Gidio e Massetti, segnati. A Piero Daccio domenica voglio l'inferno come nei vecchi tempi. Allora, stop un attimo. Alfredo. Eravamo rimasti sui diritti. Sì, sui diritti. E volevo rispondere anche su Olcese. Sì. Magari 30 secondi, Alfredo. Magari segnasse il gol della qualificazione in finale o della promozione in prima divisione. Magari. Chi segna, segna. E poi Serraiocco, volevo dire. Sì. Dire che per una volta in una partita ha fatto una papera non mi sembra di criticare un portiere. Serraiocco è il giocatore del Teramo dal rendimento forse più alto in questi ultimi due campionati insieme a Ferrani e Speranza, quindi non è criticare, dire è una nota di cronaca, se uno sbaglia, sbaglia, se uno sbaglia un rigore, Bucchi ha sbagliato un calcio di rigore contro la Priglia, ha sbagliato un calcio di rigore facendo una fesseria, calciandolo malissimo, è la stessa cosa che dire un portiere. Sui diritti televisivi, per i collegamenti, sì. La Lega quando organizza questi playoff, la Lega Pro vuole monetizzare al massimo, ecco perché i prezzi dei biglietti praticamente li impone la Lega, anche se poi c'è un accordo tra le società, ecco perché prende il 33% dell'incasso di ogni partita che finisce nelle casse della Lega e dunque vuole che il maggior numero di persone vada allo stadio, ed ecco perché per i playoff non valgono più i diritti televisivi che uno ha acquisito all'inizio della stagione, ma li rimette sul mercato, li rimette a sul mercato con dei prezzi onerosi, non fuori mercato. Di più, volete sapere quanto hanno chiesto per una diretta di una partita? 5.000 euro più IVA. Più tutte le spese per... Solo per i diritti televisivi. Adesso hanno abbassato a 4.000 euro più IVA. A questi soldi, che uno dovrebbe tirar fuori per acquisire, faccio un esempio, Aprilia-Teramo, perché si possono prendere le partite in casa e in trasferta, però ovviamente solitamente si prendono le partite in trasferta, un'emittente televisiva dovrebbe pagare 4.000 euro più IVA alla Lega, acquistare il segmento satellitare per 2 ore e mezza per trasmettere la partita, vabbè, insomma, tutta le spese della satellitare, insomma, una partita in diretta viene a costare dai 7.000 agli 8.000 euro. Cioè utopia praticamente. Per non parlare dei diritti che si devono pagare per la differita e per i collegamenti telefonici. Andiamo avanti, vogliamo leggere tutti i messaggi magari di Massetti e De Gidio, parleremo la prossima trasmissione. Vediamo un po' gli ultimi.
perché siamo proprio in dirittura d'arrivo, non possiamo sforare più di tanto. A Giovanozzi dico che il tifoso va caricato con le vittorie sul campo, come stanno facendo adesso, e non con le passerelle televisive. Avanti. Vabbè. Vabbè, ognuno punti di vista, assolutamente sì. Renato, non mollare. Non so, qualcuno ha un riferimento? Vabbè. No. O Giovanno, ma ancora critichi la società, tranne la toppata di Cifaldi, e lì sono d'accordo con te, questi non hanno sbagliato una mossa, ci hanno preso in promozione e ci hanno portato ai playoff per la prima divisione. Per favore, un dignitoso silenzio. Beh, dignitoso silenzio forse dovrebbe farlo chi non capisce quando uno parla. Vabbè. Forse sbaglio io a esprimermi. È iniziata la settimana santa, sabato sera mangerò un piatto tipico teramano fino a cagare addosso contro la sfiga. Forza diavolo fino alla morte, il lupo, scrive. Avanti. Ragazzi, non scherziamo, chiedi una provincia romana, 2000 anni fa parlavamo in latino e poi abbiamo un animale feroce. Auguri comunque, scrive Ugo con la H. Avanti. Buonasera a tutti gli ospiti, penso che tutte le abruzzesi possano andare in C1. La finale giusta per quanto visto in stagione è l'Aquila-Aprilia, senza togliere nulla a Teramo e Chieti. In bocca al lupo le abruzzesi, tutte lo stadio, forza l'Aquila, Memè, che scrive spesso, quindi lo ringraziamo, dall'Aquila chiaramente. Vediamo ancora, non so quanti ne mancano, penso 5-6 ancora. A Giovannozzi voglio chiedere come secondo lui potremmo sfatare il triste tabù playoff, visti tanti dolorosissimi precedenti, qual è l'ingrediente giusto? Grinta, fortuna, concentrazione o cosa? Secco. Tra questi elementi, cosa si può... Fattore C, e poi non è vero che abbiamo sempre perso i playoff, perché una volta li abbiamo vinti, e qua mi dovrebbe aiutare Valbruni, perché io con la memoria... uno spareggio lo abbiamo vinto, vero Valbruni? Sì, sì, con il Termoli, sì. E c'era il buon Bonanni, segnato Bonanni. Benissimo. Ne mancano due, vediamoli tutti e due. A Teramo abbiamo i giornalisti più critici e tutto io d'Italia, e ancora vi meravigliate che non mi mandano i giocatori nelle trasmissioni, io li avrei mandati in ritiro non lontano, lontanissimo da voi, e state visit, va bene, questo io non condivido, condivido il comunicato ma non condivido questa espressione chiaramente. Ma perché creare sempre polemiche in merito alla presenza dei giocatori e non rispettare le decisioni della società? Noi lo stiamo facendo. Va bene, siamo arrivati al termine di questa nostra trasmissione. Io ringrazio questo ampio parterre per la partecipazione, Tonino Valbruni e Tonino Luzzi. No, volevo dire una cosa, vai, per quanto riguarda i diritti televisivi, no, sì. I diritti televisivi, Giovanazzi ha detto una cosa giustissima. L'unica cosa è che la federazione, se può dare 20.000 euro a Luzzi per fare la radiocronica. Come mai? Beh, costa tutti questi soldi, lui ne vale di più. Caspita, grazie. Grande, grande. Vabbè. No, 20.000 euro. Io volevo dire qualcosa con i due ragazzi. Mister, siamo oltre, se tu riesci a parlare in 30 secondi, vai. Allora. Al 30° secondo ti stoppo. Beh, dai. Parti? Uno, due. Allora, per quanto riguarda Masetti, è un 96, che lo seguo da 2 anni, di Tortoreto Lido, è un ragazzo che ha una grossa resistenza, grande temperamento, voglia di riuscire. È un tornante di fascia, ma anche c'è una forma di polivalenza, può ricoprire anche altri ruoli a centrocampo. Beh, è generoso e può fare qualcosa. Per quanto riguarda l'altro, molta fantasia, seconda punta, trequartista, molto bravo tecnicamente. Deve un po' imparare la fase difensiva, perché la fase offensiva è bravissima. Salta l'uomo, l'uno contro uno, e questo è importante. Poi lo spirito di sacrificio. È uno che, diciamo che, mentre Masetti già naviga nel giro della prima squadra, pur giocando negli allievi, chiamato spesso da Cappellacci, di Egidio è un ragazzo che ancora si deve formare anche fisicamente, però c'è un futuro luminoso. Complimenti per anche il figlio di Cifaldi. Complimenti per la montatura gigliata. Grazie. Che hai, mister. Grazie. Frutto del tuo ritiro fiorentino. Sacchi. Grazie a Gianfranco Semproni, ti aspettiamo per le pernacchie a fine playoff. Alfredo Giovannozzi, Rinaldo Cifaldi, Gaetano Lombardino, grazie a tutti. Chiedo scusa a Gilberto Marinozzi per questi minuti in più. Grazie anche a Roberto Polimante, Alessio Peroni, a voi che ci avete seguito. Appuntamento domenica Teramo Aprilia e poi Teramo Channel martedì prossimo. Buonanotte.